Tatuatori cucina. Yeah! Ciao a tutti, sono Antea, un saluto da Barcellona e oggi andremo a preparare una parmigiana di zucca. Vediamo che cosa ci occorre. Zucca, salsa di pomodoro con un soffritto di cipolla e un po' di basilico, della farina tipo zero, parmigiano, provolone e un po' di emmental. Vediamo come procedere. Iniziamo con impanare la zucca. Iniziamo a tirare fuori la zucca poco a poco. Zucca fritta. Adesso con un po' di olio d'oliva andiamo a spennellare nel testo che ci occorre e iniziamo. Mettiamo una base di sugo, magari un po' di più. E facciamo il nostro primo strato. Cuoce. Non fate come me, usate la forchetta. Mettiamo un altro po' di strato di pomodoro. Adesso iniziamo ad arricchirlo con del formaggio, l'emmental, un po' di provolone, poi qua e là. Questo è un semi provolone, qua purtroppo il provolone non si trova, quindi è un pseudo provolone. E una bella spolveratina di parmesano. Ci mettiamo pure un po' di pepe, no? Passiamo al secondo strato. Nel frattempo accendiamo il forno a 200 gradi. Lo facciamo scaldare mentre. Adesso già non cose più la zucca, se può prendere con le mani. Un abbondante strato di pomodoro. E continuiamo ad imbottirlo di formaggio. Ok, andiamo per l'ultimo strato. Con una porzione abbondante di formaggio. Un po' di pepe. Pronti per infornare, mettiamo in forno per circa 25 minuti a 200 gradi. E ecco fatto, teniamo la nostra parmigiana di zucca e buon profitto!